Altra domenica di festa per il Real Casalnuovo che batte 2-0 allo Iorio Ligea Virtus e inanella il quinto risultato utile consecutivo. Una prova davvero entusiasmante dei Granata contro l'11 siciliano salito in campagna con il chiaro intento di strappare almeno un punto. E invece mister Esposito ha saputo tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi ragazzi. Per i giallorossi è stata quindi una domenica da dimenticare. Rispetto a 7 giorni prima, out Galizia e Pinna infortunati dentro Croce e Vivacqua. Buchicchio in panchina al suo posto di Corato. Dopo una fase di studio, primo tentativo di Sosa che sugli sviluppi di un angolo colpisce di testa col portiere Staropoli, non certo impeccabile. Palla alta. Al quarto d'ora progressione di Bonavita che conquista metri. Prova la conclusione ma il pallone sorvola la traversa. In campo c'è solo il Real che continua a spingere. Vivacqua scatta sulla sinistra in posizione regolare, mette al centro, Locantro rinvia, poi sulla palla si avventa Carnevale che saggi i riflessi dell'estremo difensore. Sugli sviluppi del corner ancora Sosa di testa, facile stavolta per Staropoli. Dopo la mezz'ora proteste da entrambi i lati, Bonavita viene falciato da Longo, ma per l'arbitro è tutto regolare. L'attaccante prova a fare tutto da solo e al momento del tiro viene contrastato. Anche in questo caso per il direttore di gara si può proseguire. Ci provano allora i peloritani con un doppio tentativo di Di Stefano, prima sugli sviluppi di una punizione calciata da Trovato, poi con una staffilata che finisce non di molto sulla traversa. E prima dell'intervallo Vivacqua viene fermato così dal portiere, poi dopo 2 di recupero si torna negli spogliatoi. La ripresa si apre subito con l'episodio che cambia totalmente volto all'incontro. Triolo non riesce a fermare uno scatenato Vivacqua che prima di entrare in area viene spintonato e finisce a terra. Rosso diretto e punizione dal limite per il Casalnuovo che può così sfruttare anche la superiorità numerica fino alla fine. Preciso schema su punizione con Reginaldo che innesca Vivacqua e tiro imprendibile che finisce la sua corsa alle spalle di Staropoli. Il tempo di mettere palla al centro e arriva il 2-0. Carnevale è bravissimo a scappare sulla sinistra, cross preciso per la corrente d'ore che non sbaglia mettendo in ghiaccio l'incontro. Carnevale è scatenato, altro traversone stavolta per la testa di Vivacqua, palla alta. Applausi per il Real Casalnuovo che sembra davvero giocare a memoria. Il numero 14 in maglia bianca cerca gloria personale con un destro a giro che meriterebbe miglior fortuna. Ligea dà segnali di vita al 75esimo quando Franchina porta avanti l'azione con un sombrero, mette al centro per il neoentrato Cannistra che sbaglia clamorosamente la palla del possibile 2-1. Ci prova Longo prima dei 6 di recupero ma Rossi respinge la punizione dal limite. Poi è festa Granata per un successo che vale il 5° posto e domenica si va a Reggio Calabria per assaporare al Granillo, area di grande calcio.